Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio portare con me a scoprire questa nuova Tesla Model Y Performance, la mia nuova auto. L'ho acquistata circa verso settembre, quindi circa 3-4 mesi fa. Mi è arrivata 3 settimane fa. Devo dire che sono innamorato dalla tecnologia a quelle che sono effettivamente le performance, o comunque anzi le prestazioni effettivamente di questa performance. Devo dire che sono entusiasta dallo spazio, il comfort. Ha detto che sicuramente ci sarà modo di vedere anche qualche difetto, perché sicuramente lì nessuno va, non sono un fanboy quindi che va a difendere quelle che sono effettivamente dei brand, ma vado a giudicare l'esperienza completa, è il mio lavoro oltretutto. Quindi vi porterò anche con me a scoprire quello che faccio effettivamente quotidianamente, per capire effettivamente anche perché ho scelto questa vettura. Perché parlo di tecnologie? Perché Tesla in realtà nasce come quasi un brand in realtà digitale, non tanto automobilistico, ed effettivamente questo si ripercuote in quello che è questa vettura, nel servizio, nell'esperienza che effettivamente una vettura del genere ti dà. Non ho ancora esperienza di viaggi veramente lunghi, perché comunque l'auto ce l'ho da veramente 3 settimane più o meno, però devo dire che già nelle prove che ho fatto posso dire che è un'auto che non ti lascia mai a piedi, soprattutto, cosa importante, ed in realtà è l'ansia che tutti hanno un po' quando fanno questo tipo di passaggio, ma soprattutto ti permette di avere anche una tranquillità nella gestione e nell'organizzazione tra il navigatore, quello che ti propone, quello che effettivamente ti offre anche tutto il mondo Tesla in termini di servizio e di agevolazione in quella che è l'esperienza nella ricarica effettivamente. Quindi la possibilità di vedere effettivamente, a seconda del viaggio che vado a fare, quali sono le stime e quali sono anche i punti di ricarica più vicini a me, o comunque al viaggio che devo andare a fare. Diciamo che è un'auto che il lato design, per quello che faccio io chiaramente, è un'auto che rappresenta effettivamente tutte quelle che sono le migliorie che puoi apportare a un'auto. Si toglie tutto quello che è in eccesso per andare a ridurre effettivamente quelle che sono le funzionalità, o comunque le informazioni che ti servono per guidare un'auto di questo tipo. L'abbiamo visto per decine di anni in continua realtà evoluzione di queste vetture, ma che continuano in realtà a riciclare su quello che è l'abitudine, su quello che è già stato fatto. Qui in realtà io vedo tanta ricerca, tanto pensiero effettivamente corretto, e andiamo a vedere poi effettivamente quali sono i pro e i contro e perché sono state rimosse, e soprattutto anche per giustificare alcune scelte che inizialmente discutibili possono effettivamente essere in realtà molto sensate.
un'attesa abbastanza lunga, ma ne è valsa la pena. Guardate che colore, con questo colore che in realtà, a seconda di come viene battuto dalla luce, adesso siamo circa le 4 del pomeriggio, il sole sta già calando, chiaramente siamo a gennaio, probabilmente inizio febbraio, e la luce è spettacolare su questa vettura. A seconda di come viene colpita dalla luce, il colore cambia della vettura, e adesso vi porto insieme a vederla e a provarla, e vi dico già che se la state aspettando e se avete intenzione di ordinarla, questo colore, ma in generale questa vettura, è veramente la vettura da cui non vi vorrete più staccare. E su questo ve lo posso dire, perché arrivo anche da vetture comunque di marchi tedeschi, ma qui siamo completamente a un altro livello. Ma dal vivo veramente fa un effetto, con questi cerchi neri, pinze rosse, chiaramente disponibili solo sulle performance, questi cerchi e queste pinze di questa dimensione, che sono un 21 pollici. Colore che comunque, devo dire, mi ha soddisfatto, nonostante io avessi ordinato precedentemente quello colore precedente, che era il grigio scuro, che attualmente è disponibile sui modelli standard di questa vettura. E nonostante questo sono veramente soddisfatto. Avevo una leggera paura, un leggero timore al momento dell'ordine, che è stato gestito comunque in modo automatico, perché mi è stata comunicata via mail la questione dell'aggiornamento, della disponibilità di questo aggiornamento di colori, e devo dire che è stato comunque una ottima sorpresa. Della vettura, perché effettivamente, anche per farvi vedere come io, schiacciando il pedale del freno, in realtà la vettura è praticamente pronta a partire. Io basta che, come sulle Mercedes, utilizzo effettivamente il cambio al volante, premendo una volta in basso la leva del cambio, ed effettivamente questa è pronta per partire, in realtà senza la necessità di avere a disposizione nessun tipo di chiave, ma è il telefono che effettivamente si occupa di tutto quello che riguarda l'apertura e l'accensione della vettura, per poi essere pronti a partire. Tutto il superfluo è stato rimosso, e infatti qua possiamo vedere che sulla parte superiore abbiamo soltanto il contachilometri, che effettivamente è l'unica cosa, informazione che ci serve, con l'indicazione del senso di marcia, che in realtà anche qui non si chiama più neanche marcia, perché effettivamente a tutti gli effetti non è presente un vero e proprio cambio in questa vettura, perché chiaramente sulle vetture elettriche non vi è appunto la necessità di tutto quello che è un albero di trasmissione, appunto le marce, appunto di una vettura standard. Ma effettivamente abbiamo tutto quello che ci serve, quindi quando l'auto è parcheggiata, la possibilità di aprire e comandare effettivamente quelle che sono le principali funzionalità della vettura. Abbiamo un menu molto assortito, dove è possibile customizzare tutte le impostazioni della vettura, dalle luci al display, a quello che sono le funzionalità di autopilot, che effettivamente in Europa, per questioni di legislative, chiaramente è ancora molto limitato rispetto a quello che effettivamente può fare tramite Tesla Vision. Abbiamo una serie di telecamere che sono tutte attorno alla vettura, e gli permettono effettivamente di visionare e scansionare quelle che sono effettivamente le condizioni stradali, e eventualmente darti la possibilità di attivare quelle che sono gli ADAS, chiamiamoli così, di secondo / terzo livello, anche se appunto in realtà l'auto può già arrivare a livelli molto più alti, anche se appunto non ancora per questioni politiche / legislative.